Lungo, macchiato, schiumato. Ormai non sarà più questa la prima domanda dopo il buongiorno da parte dei baristi, bensì al Green Pass? Dal giorno di Natale, infatti, il Super Green Pass è obbligatorio anche per le consumazioni al banco di bar e ristoranti. È un impegno in più per tutti noi, senza ombra di dubbio. Dall'altro canto cerchiamo di fare quello che è più possibile e indispensabile per lavorare, soprattutto ecco, per andare avanti. La maggior parte ha il Green Pass, qualcuno si lamenta, però insomma abbiamo anche dei tavolini fuori, quindi al massimo ci sono quelli, qualcuno va via. Tutti coloro che vorranno consumare anche in piedi un caffè al bancone dovranno mostrare la certificazione verde rafforzata, rilasciata solamente a chi è vaccinato o guarito, altrimenti consumare all'esterno del locale. Sono più sicuro, sì, se comunque c'è il Green Pass rafforzato per i bar, sì, è una legge giusta, condivisibile, mi sento più sicuro. Secondo me è garantire la sicurezza pubblica, anche per una questione semplicemente di rispetto verso le persone più deboli. Non mi sembra corretto che venga limitato all'interno dei bar, dei ristoranti, di bere un caffè davanti al banco. E magari uno quando sta seduto magari anche sì, però al banco, cioè, mi sembra una cosa troppo eccessiva. Cioè, stiamo andando all'eccesso di quello che è la libertà delle persone. Chiunque ha la possibilità di vaccinarsi, se non si vaccina si prende le sue responsabilità e si prende le responsabilità della scelta che ha preso. È stradeato e giusto, perché il vaccino è una cosa scientificamente provata, fa bene a sé e fa bene alla collettività. Rifiutarsi di farlo è una stata che come minimo va pagata con queste piccole gioie. Ci si può sentire più sicuri sicuramente, però comunque una persona che non ha effettuato un vaccino comunque è molto più tamponata e secondo me anche più controllato.